Corpo della Polizia Locale e Comitato Locale, International Police Association di Milano. Come eravamo? Sternfart, anno 1974, raduno internazionale IPA in Germania a Rosenheim, caserma della Bundesgrenzschutz. Partecipanti: capo spedizione e presidente nazionale dell'IPA, dottor Mariani Ernesto. Ufficiali: Canzi Nazareno, Capoferri Dino, Pavesi Giancarlo, Villa Italo, Zampieri Franco. Agenti: Acquati Diego, Buzzi Adriano, Campari Piero, Palestrini Giampiero, Peletti Gianfranco, Pezzoni Gianfranco, Poli Ernesto, Remigi Luigi, Sacchetti Roberto, Rossi Bruno, Sarrapochiello Michele detto Ambrose, Spagnoli Franco, Stefanini Dante, Zambelli Ernesto. Questo è il gruppo dei 20 appartenenti al corpo degli allora vigili urbani di Milano che hanno stravinto in Germania. Vediamo un po'. Sternfart, raduno di stelle a Rosenheim. Le stelle sono le delegazioni dell'International Police Association, così come sono simbolicamente rappresentate nello stemma del sodalizio. E questi siamo noi, i componenti della stella di Milano, che vanno a rendere omaggio alla consorella tedesca in occasione del suo 10° anniversario di luce. Un ultimo sguardo alla Madonnina e dà inizio all'avventura. 20 uomini, 4 automezzi ed 8 motocicli per oltre 600 km di marcia attraverso 4 stati. Per la prima volta l'amministrazione comunale di Milano ha concesso ai suoi vigili urbani di partecipare ad un raduno all'estero con i mezzi di servizio e, per quanto ci risulta, è la prima amministrazione a compiere un tale atto di fiducia nei suoi uomini. Anche per questo ci sentiamo responsabili dei veicoli e delle attrezzature che ci sono stati affidati. E siccome lo scopo del raduno è in fondo un confronto fra l'organizzazione delle squadre partecipanti, vorremmo che l'amministrazione avesse motivo di compiacersi di noi. E la verifica è già cominciata. Intanto siamo arrivati al passo del San Bernardino, sui tornanti della strada che sale, fiancheggiata da fantastiche cime innevate. Mentre scendiamo verso il Liechtenstein, attraverso la Svizzera, stiamo pensando alla notizia che abbiamo ricevuto qualche giorno prima. Pare che al raduno, oltre ai paesi europei, siano rappresentati persino degli americani. Ci saranno esponenti delle migliori polizie d'Europa e noi dovremo confrontarci con loro, sia pure nello spirito di amicizia che anima la nostra associazione,
ma sempre di confronto si tratta. La prima tappa è Vaduz, nel Principato del Liechtenstein, dove sono ad attenderci davanti al Palazzo del Governo il capo della polizia Hermann Mayer e Walter Kranz, chef di protocollo. L'ammirazione che traspare dalle facce dei colleghi di qui è già un buon segno. L'accoglienza è caldissima. Accanto all'antico enorme torchio che dà il nome al ristorante, apprezziamo l'ospitalità del principe Franz Josef e, se dobbiamo giudicare il grado di simpatia da quello del vino, c'è di che sentirsi lusingati. Appena lasciata Vaduz, andiamo verso il lago di Costanza attraverso la frontiera di Bregenz che divide la Svizzera dall'Austria. È qui che ci colpisce un particolare. Nessuno ci chiede i documenti. Sorrisi, strette di mano, auguri, sono le uniche formalità a cui dobbiamo sottostare. Costeggiamo il lago di Costanza. Eccoci a Lindau. Ed anche qui abbiamo la sensazione di essere attesi. Strette di mano, complimenti per la formazione da parte del comandante della polizia di frontiera. È a questo punto che ci rendiamo conto che la nostra tabella di marcia, preparata con tanta cura in ogni particolare, sta andando a farsi benedire. Siamo arrivati ad Augsburg di notte. Qui, il mattino successivo, ci rimettiamo in marcia per Rosenheim. Salutiamo gli amici di Augsburg e li ringraziamo per l'assistenza che ci hanno dato. Strette di mano, auf Wiedersehen e via di nuovo! Attraversiamo Monaco a tempo di record grazie a quattro colleghi motociclisti della locale polizia, che sono delle vere saette. Abbiamo appena il tempo di lanciare uno sguardo pieno di speranza al teatro che vedrà i prossimi ludi pedatori mondiali. Consegniamo un nostro ricordo ai colleghi che ci hanno scortati e li salutiamo. Proseguiamo per l'ultimo tratto che ci separa dalla meta. Fine della corsa. Si scende. Eccoci nella scuola caserma della Bundesgrenzschutz, che d'ora in avanti conveniamo di chiamare BGS, per via di tutte quelle consonanti che ci annodano la lingua. Controllo della formazione, delle tabelle di marcia, delle divise. Siamo gli unici ad aver effettuato tutto il viaggio in uniforme e con i veicoli di servizio. Consegniamo al presidente IPA di Rosenheim la coppa che l'amministrazione comunale ha dato come premio da porre in palio. Fraternizza con tutti i colleghi presenti.
Iniziano così i primi contatti in un clima di vera amicizia. Moltissimi partecipanti al raduno sono giunti con auto private, festosamente addobbate. Tutti i partecipanti al raduno sono invitati nel salone delle feste della scuola, ove il comandante Putz dà il primo benvenuto ufficiale, consegnando ai capi delegazione le targhe ricordo. Non mancano i brindisi. L'inizio della manifestazione ufficiale è dato dall'alza bandiera dei paesi partecipanti. È il trionfo dell'amicizia fra i popoli. È la dimostrazione viva che certe espressioni non sono costituite solo da parole vuote di senso e piene di retorica. È la prova che gli uomini, quando sono animati dal sentimento dell'amicizia, possono sentirsi veramente fratelli, al di sopra delle linee di confine, delle divisioni razziali e linguistiche. È in un momento come questo che si apprezza il valore dell'International Police Association. Qui sono presenti con noi non solo i tedeschi, gli americani, i belgi, gli austriaci, i francesi, ma gli amici IPA di tutto il mondo, legati da uno dei più alti sentimenti che Dio ha messo nell'animo dell'uomo, l'amicizia. La sera trascorre allegra e spensierata nella Luitpold Halle, addobbata a festa e con la presenza dei tipici complessi bavaresi. Anche le gare si svolgono in un clima di estrema sportività e di massima distensione. Sono prove di abilità che servono più che altro a confrontare il grado di preparazione dei vari corpi di polizia. Qui non ci sono campioni da battere, anche perché sono tutti campioni. Le orchestre non mancano di certo, ce ne sono per tutti i gusti. Thank you.
Oggi la grande scuola caserma è stata aperta al pubblico. I nostri veicoli con il materiale in dotazione sono al centro dell'attenzione e quasi presi d'assalto. Anche i colleghi del BGS, che oggi festeggiano il 20° anniversario di fondazione del corpo, vogliono dimostrare la loro abilità in forma collegiale. Sincronismo, tempismo, abilità con una grande dose di coraggio. Da quel che ci mostrano, possono veramente essere fieri della loro preparazione. Il nostro cineoperatore intanto, a bordo di un elicottero messo a disposizione dal comando, sorvola tutta la zona circostante, offrendoci così una visione aerea della città di Rosenheim, immersa nel verde lambito dal fiume Inn, in uno dei land più suggestivi della Germania, la Baviera. Questo è il momento del raccolto. Ora abbiamo la sensazione di essere stati veramente bravi. Ed il fatto di essere noi a dirlo non è un peccato di modestia, è l'assegnazione dei premi che lo dimostra. La nostra soddisfazione poi non è di carattere personale. In questo momento stiamo pensando a tutti coloro che ci hanno aiutato e sostenuto nel preparare questo viaggio ed è a loro che dedichiamo i nostri premi. Nella grande Inntanhalle, prima di iniziare la serata di gala offerta in onore dei partecipanti, il comandante consegna ai capi delegazione gli stemmi della città di Rosenheim. Con la celebrazione del rito religioso, officiato sulla grande piazza, alla presenza delle autorità civili e militari, hanno praticamente fine le manifestazioni ufficiali. Siamo commossi e pensiamo già con nostalgia ai giorni trascorsi. Intanto abbiamo pensato di portare gli amici di Rosenheim in un ristorante italiano per la spaghettata finale.
La sorpresa finale è questa di Roskronenfeld, un paese ai confini di Rosenheim, in cui gli amici di qui hanno organizzato una festa in nostro onore. Sicuro, in onore del gruppo Vigili Urbani di Milano. Fiumi di birra e, secondo l'usanza, chiamata del capogruppo, al quale viene imposto di dirigere l'orchestra con l'evidente bonario intento di metterlo in un cordiale e simpatico imbarazzo. Ma gli amici tedeschi non sanno che ci vuole ben altro per mettere in difficoltà un vigile di Milano. Pare che dopo questa esibizione Herbert von Karajan abbia appeso la bacchetta al chiodo e sia tornato in conservatorio. Una cosa è certa, fra tutte le manifestazioni di affetto che ci sono state tributate, questa è stata la più commovente. Questa volta è finita, finita veramente, ed eccoci sulla strada di casa. Pensiamo alle strette di mano, pensiamo agli occhi lucidi che qualche amico non era capace di nascondere quando ci ha salutato. Pensiamo al bagaglio di affetto che ci è stato offerto e che portiamo con noi. Austria e attraverso il Brennero siamo in Italia. Ed è proprio qui a casa che ci accorgiamo di essere tornati più ricchi di quando siamo partiti. Ricchi di un bene che non si vede con gli occhi del corpo, ma che si può ammirare solo con quelli dell'anima. Siamo tornati ricchi, ricchi di amicizia.